Io non sono quello che mi è successo. Sono quello che io scelgo di diventare. Carl Jung. La triste realtà è che la maggior parte di esseri umani è solo quello. La maggior parte di persone crede di essere quello che gli è successo. La maggior parte di persone equipara il proprio valore personale al proprio passato, ai propri raggiungimenti, a come sono viste dalle altre persone. Ma noi non siamo nessuna di queste cose. Noi siamo, come scrive Jung, chi abbiamo scelto di diventare. Siamo sempre ad una decisione di distanza da una vita completamente diversa. Cosa ci succede non è mai una scelta, ma come scegliamo di sentirci riguardo a quello che ci succede è sempre una nostra scelta. Come scegliamo di rispondere alle circostanze della nostra vita è una nostra scelta. Chi decidiamo di essere in ogni momento, avversità incluse, è una nostra scelta che determinerà la qualità della nostra vita. Lascia il tuo passato alle spalle e decidi oggi, adesso, chi sarai da questo momento in avanti. Finché non renderai conscio il subconscio, esso dirigerà la tua vita e tu lo chiamerai destino. Carl Jung. Perché le cose brutte capitano tutte a me? Alcuni dicono. Perché le stesse tipologie di persone continuano ad apparire nella mia vita? L'inconscio, o piuttosto il subconscio, controlla quasi tutti i comportamenti umani. È stato dimostrato che la maggior parte delle attività cerebrali avviene sotto livello di coscienza, ad un livello subconscio. Il problema è che la maggior parte delle persone non comprende questi principi base e quindi vive la propria vita in autopilota, ripetendo le stesse reazioni e risposte e spesso ripetendo gli stessi problemi, ancora e ancora, in un loop infinito. Einstein disse: «La definizione di pazzia è continuare a fare le stesse cose ed aspettarsi un risultato diverso». Finché non cambi le reazioni, risposte ed azioni che hai condizionato dentro di te inconsciamente, non vedrai risultati diversi nella tua vita. Finché non impari perché ti comporti in un certo modo, non sarai mai in grado di agire meglio. Finché non impariamo perché ci sentiamo in un certo modo ripetitivamente, non saremo capaci di sentirci ripetitivamente meglio in nessun modo. Hai bisogno di fare un passo indietro ed esaminare la tua vita. Esamina te stesso. Che sensazioni, comportamenti, abitudini e azioni vanno in autopilota? Cosa puoi portare avanti sotto la luce, nella tua coscienza, nella tua presenza? Se puoi gestire questo, puoi iniziare a cambiare queste abitudini consciamente. Con la ripetizione puoi riprogrammare queste nuove abitudini, sensazioni e comportamenti nei tuoi nuovi programmi subconsci. Migliori abitudini, migliori reazioni, migliori risultati. Per quanto possiamo discernere, l'unico scopo dell'esistenza umana è accendere una luce nel buio del mero essere. Carl Jung. Anche una vita felice non può esistere senza una parte di oscurità. E la parola felice perderebbe il suo significato se non fosse bilanciata dalla tristezza. È molto meglio prendere le cose come vengono con pazienza ed equanimità. Carl Jung. La più piccola delle cose con un significato vale di più nella vita della più grande delle cose senza. Carl Jung. Senza il contrasto della tristezza, la felicità non esiste. Senza il buio non può esserci luce. Una vita felice, quindi, non è assenza di tristezza, o miseria, o fallimenti, o problemi. Una vita felice, una vita piena, è una vita con un significato. Se tu avessi in tuo possesso ogni euro di questa terra e tutti i beni materiali che desideri, ancora non avresti la garanzia di essere felice. E sicuramente di avere un significato. Tu non hai bisogno di cose, soldi o possedere per avere un significato.
ma hai bisogno di avere un significato per portare ricchezza nella tua vita. Con significato e scopo nella tua vita, tu puoi affrontare le inevitabili sfide della vita senza paura. Con significato e scopo nella tua vita, tu puoi lasciare andare il passato, perché c'è sempre un futuro più luminoso verso il cui lavorare, in cui credere, un domani. Significato e scopo ti danno una ragione per alzarti la mattina. Entusiasmo di vivere la giornata, scopo per vivere. Accendi una luce nell'ombra del tuo essere. Scopri chi sei. Sviluppa una vita di significato e scopo e accetta ogni inevitabile sfida che ti arriva. Tutto dipende da come guardiamo le cose, non da come sono. Carl Jung. Qualsiasi cosa succeda nella tua vita non è realtà, ma piuttosto una tua interpretazione. Fammelo ripetere. Quello che succede non è realtà, ma la tua interpretazione della realtà. In uno dei tuoi giorni migliori arriva una sfida e la affronti con presenza, fiducia e competenze. Poi la sfida scompare, forse anche trasformandosi in una benedizione per te, in nuova consapevolezza. In uno dei tuoi peggiori giorni la stessa sfida ritorna. Tu reagisci rabbiosamente, inconsciamente. La sfida si trasforma in un problema più grande, più ampio e finisce per influenzare la tua vita e anche quella degli altri in un modo molto più grave e non proprio piacevole. Cos'è successo? Era la stessa sfida. Dipende da come la vedi. Tutti abbiamo vissuto momenti simili, problemi che sono esplosi a causa delle nostre reazioni, sfide che sono scomparse grazie alle nostre reazioni. Non riguarda le cose come sono, ma come le vediamo. Possiamo vedere bellezza in qualsiasi cosa e bruttezza in qualsiasi cosa. La vera domanda è: che cosa scegli di vedere? Pensare è difficile. Ecco perché la maggior parte di persone giudica. Carl Jung. Dobbiamo fare un passo indietro e sorprenderci a giudicare. E questo non è facile, perché tutti vogliamo pensare a noi stessi come buoni esseri umani. E tu potresti esserlo, ma devi prenderti la responsabilità del tuo giudicare, tanto quanto tutti noi. Giudicare persone, giudicare cose, giudicare le circostanze. Come giudichi? Chi giudichi? C'è mai stato un momento nella tua vita dove hai giudicato una persona, una situazione? E poi hai realizzato che ti eri completamente sbagliato? Penso che chiunque di noi si sia trovato in questa situazione. Non dovremmo mai giudicare una persona o una situazione dove non ci sono delle evidenze. Se non sappiamo, dovremmo accettare che non sappiamo e aspettarci il meglio. Noi realmente scegliamo come vedere tutto e tutto può essere visto con la lente della positività, se questa è la nostra intenzione. Fa sì che diventi la tua intenzione. La tua visione diventerà chiara solo quando potrai guardare dentro il tuo cuore. Chiunque guardi all'esterno sogna, chi guarda all'interno si illumina. Carl Jung. Coloro che guardano fuori, agli altri, alla società, per avere un'indicazione di come dovrebbero agire per incastrarsi nel mondo, sono persi in un sogno, probabilmente in un incubo. Una vita vissuta, non autenticamente, ma come loro si aspettano, sarà più accettata dagli standard della società. Ma svegliarsi e guardarsi dentro, guardare al centro del tuo cuore, di fidarsi della propria intuizione e di essere abbastanza coraggiosi di vivere la vita alle tue condizioni, non dando peso alle opinioni e ai giudizi altrui. Concentrati sulla vita che ti porta gioia e luce, il tu autentico che vive la sua autentica vita. Questo è il risveglio di coscienza, il vero te che vive con la libertà rispetto alle aspettative e alle opinioni esterne. Conoscere la propria oscurità è il miglior metodo per trattare con l'oscurità degli altri. Carl Jung.
Quando capiamo, da una posizione di vera umiltà, che tutti noi siamo capaci di avere oscurità e che questa oscurità è dentro ognuno di noi, possiamo avere empatia verso i comportamenti degli altri. Capire che ognuno sta facendo il meglio con le circostanze di vita che gli si sono presentate. Come Maya Angelou ha detto, se sapessero fare meglio, lo farebbero. Tutti facciamo errori. E quando esageriamo, capiamo che non vogliamo più urtare gli altri o noi stessi con i nostri comportamenti. Abbiamo imparato la lezione e siamo andati avanti. Per la maggior parte di persone l'oscurità non dura a lungo, ma dovrebbe darci un po' di compassione per gli altri, sapendo che anche noi facciamo degli errori e che nessuno è perfetto. E forse, con le stesse circostanze di vita, non avremmo potuto fare meglio di loro. Forse, se passassimo attraverso quello che hanno passato, non avremmo gli strumenti per fare meglio di quanto stiano facendo. Non significa non condannare nessun tipo di comportamento, ma capire che nessun bambino è nato cattivo o con cattive intenzioni. Tutto ciò che ci irrita degli altri può portarci ad una comprensione di noi stessi. Carl Jung. Tutto ciò che ti irrita negli altri è probabilmente dentro di te o nella tua ombra. Sono le cose che abbiamo più paura escano fuori da noi stessi. È come uno specchio della tua personalità. Ciò che ti irrita negli altri può insegnarti cose importanti su te stesso. Presta attenzione a quali cose ti irritano negli altri. Forse c'è qualcosa su cui lavorare di te. Dove regna l'amore, non c'è volontà di potenza. E dove predomina il potere, manca l'amore. L'uno è l'ombra dell'altro. Carl Jung. E quanto abbiamo bisogno di più amore e meno potere nel mondo oggi? L'infinita ricerca di potere e controllo è dovuta ad una mancanza di amore, una mancanza di connessione ed empatia per gli altri. Chiediti come puoi lasciare andare il tuo bisogno di potere e controllo, anche un po', e come puoi portare più amore, compassione, comprensione e doni nel tuo mondo. Non possiamo cambiare nulla finché non lo accettiamo. La condanna non libera, opprime. Carl Jung. Sei quello che fai, non quello che dici di fare. Carl Jung. Viviamo in questo tipo di mondo, dove molte persone parlano troppo e agiscono poco. Come dice Jung, tu sei quello che fai, non quello che dici di fare. Non hai bisogno di dire al mondo o a qualcuno quali siano i tuoi piani. Puoi mostrarglieli con le tue azioni, con i tuoi risultati. Alla fine è così che siamo tutti giudicati comunque, su come ci presentiamo ogni giorno, chi siamo, cosa facciamo, mai per chi diciamo che siamo o per cosa faremo. Meno chiacchiere, più azione, lasciando alle spalle il bisogno di avere conferme ed essere chi vogliamo essere, facendo quello che vogliamo fare e lasciare che le persone giuste si facciano avanti grazie a questo tipo di decisioni.